parco secondo me più bello d'Arezzo, ma andrebbe un attimino migliorata un po' la manutenzione, ecco. Sì. Quali sono i problemi più grossi? Ma io non è che ci passo spesso, però sicuramente l'illuminazione. Quindi la sera quando è buio. Sì. E poi da sempre quei giardinetti, diciamo quel parco, il boschettino centrale, diciamo a memoria è sempre stato oggetto, teatro di situazioni un pochino strane, un pochino, quindi sicuramente più illuminazione, più controlli. Parco del Pionta purtroppo da troppo tempo famoso soprattutto per fenomeni di degrado, per le tante siringhe che si trovano abbandonate qui nel parco, spaccio, frequentazioni poco chiare, soprattutto la notte. E poi ci sono ancora delle aree per giochi dedicati ai bambini, ancora transennate, inutilizzabili. Per quanto è grande questo parco, potrebbero essere molte di più le aree gioco per i bambini, quindi anche per le famiglie è una zona in cui magari ci si vorrebbe venire volentieri, ma anche per ragioni di sicurezza oppure di giochi inutilizzabili magari si desiste, come proprio una famiglia si è rivolta al comune chiedendo che questo parco torni a essere vissuto proprio e soprattutto dalle famiglie, in attesa anche che si completino quegli scavi che dovrebbero portare a riaffiorare dei pezzi di Arezzo magari dimenticati e che potrebbero dare nuova luce a questo parco. Certo è che le persone ci hanno raccontato i problemi e i disagi di sempre, malgrado gli annunci, i problemi del parco rimangono tutti. Guardi, c'è quei giochini di Parini che ancora non hanno aggiustato. Quelli lì dei bambini. Sono mesi che sono così. Poi tengono un pochino più ordinato. Ordinato, pulito, perché qui la gente arriva con i bambini. Telefonate al comune, pigliano e tornano via. C'erano bambini, stanno lì in quei cosini mezzi rotti e poi se ne vanno. La gente che lo frequenta, no, perché spesso siringhe, no, abbiamo trovato. Il comune no, vagabondo. È vagabondo. Comunque nella vecchia casa, come si chiama quella? Si dice che c'è un cioè proprio spudoratamente. Quindi ci vanno dentro. Si dice di sì, sì. Anche la notte scavalcano, entrano. Penso di sì, io penso di sì. Comunque insomma, una zona così bella era. No, veramente il giorno non si vedono, No. Il giorno no. Però la sera penso che... Speriamo che il comune stanzi questi soldi per la... Per i giochi? No, soprattutto anche per dice che dovrebbero... Scavi. Sì. questo parco dovrebbe essere un pochino più rimesso al nuovo. Speriamo che sia vero comunque. I controlli ci sono, vedete ogni tanto? Ma io ogni tanto la polizia... No, si vedono. Tutti i giorni quasi. Sì. Sì, però e passano e poi ripassano in giù. La gente che qui viene com'è? Ha paura a venire qui dentro perché si dice che ci sono zona tossica? No, io quando vengo durante il giorno a fare una passeggiata in bicicletta, però io vedo che là ci sono quelli, se là ci sono certi gruppi che ci dava paura di notte. Prima non si aveva, ma ora si ha paura.